Sono diverse le iniziative organizzate anche nel Terramano per l'Ora della Terra, la più grande manifestazione mondiale del WWF contro i cambiamenti climatici e per la tutela della natura. Attraverso il gesto simbolico di spegnere luci per un'ora dei luoghi simbolo di nazioni, città e paesi, vuole unire cittadini, istituzioni e imprese in una mobilitazione globale, che quest'anno assume anche un significato speciale visto il difficile momento che stiamo vivendo. Anche un'azione semplice come spegnere una luce, infatti, se fatta tutti insieme, può rappresentare una forte richiesta di un futuro sicuro, giusto e sostenibile per tutti. Sì, in pratica sono state tante le adesioni da parte delle amministrazioni comunali che spegneranno la luce di un monumento particolare, di una strada, di un luogo, insomma, simbolo delle varie città, a significare proprio questa adesione a questo movimento internazionale contro i cambiamenti climatici. E poi abbiamo organizzato anche delle iniziative poi particolari. Questa mattina si è svolta una attività nella villa comunale di Teramo con i ragazzi delle scuole per far vedere a loro anche come i cambiamenti climatici iniziano a incidere concretamente anche sulla nostra vegetazione, che possiamo vedere tutti i giorni con l'arrivo anche di specie nuove e con la scomparsa di alcune che invece avevano caratterizzato il nostro territorio. E questa sera poi ci sarà anche una passeggiata in notturna a partire dalle 9.30 nella riserva regionale del Borsacchio, una cosa molto particolare, organizzata insieme alle guide del Borsacchio, proprio a significare anche l'importanza delle aree protette all'interno di un discorso proprio di protezione della natura contro appunto i cambiamenti climatici. Questo è un gesto simbolico che viene fatto appunto l'Ora della Terra, questa manifestazione internazionale che è proprio, si svolge in tutte le parti del mondo. Chiaramente il fatto di spegnere le luci per un'ora è un gesto assolutamente simbolico, però è anche il significato, specie in questo periodo, di unirsi, insomma, come tutti quanti noi umani dovremmo fare per combattere quelli che sono i grandi problemi. Sicuramente quello dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità è un problema fondamentale.